Ok, George? Nel campo della normale esperienza, la velocità di un corpo è legata alla sua energia cinetica, così. Questa relazione newtoniana è valida anche nel caso di velocità come quelle dei razzi o missili, o la velocità della Terra in orbita intorno al Sole. Ci occuperemo di velocità molto più grandi di queste e vedremo se questa relazione resta valida. Come vedete, per le velocità a cui siamo abituati, il quadrato della velocità è proporzionale al rapporto fra energia cinetica e massa. Perciò, per ottenere un'altissima velocità per una data energia, dovremo usare particelle di massa piccola. Useremo elettroni. Qui abbiamo rappresentato questa relazione newtoniana per gli elettroni. La linea retta rappresenta il quadrato della velocità in funzione dell'energia cinetica. Viste le energie disponibili nel laboratorio, abbiamo messo l'energia cinetica sull'asse orizzontale in unità di milioni di electron volt. Un electron volt è l'energia acquistata da un elettrone che attraversa la differenza di potenziale di un volt, cioè 1,6 per 10 alla meno 19 joule. Sull'asse verticale sta il quadrato della velocità in unità di 10 alla 16 metri al quadrato per secondo quadrato. Il quadrato della velocità della luce, per esempio, sta qui. 9 per 10 alla 16 metri al quadrato per secondo quadrato. Il quadrato del doppio della velocità della luce è qui. Secondo la relazione di Newton, quando abbiamo milioni di electron volt, ci aspettiamo velocità che arrivano qua. Queste velocità sono enormi in confronto alla velocità della Terra in movimento intorno al Sole, che dovremmo indicare circa qua giù, del tutto invisibile su questa scala. Per questi esperimenti alle altissime velocità, lavoreremo con l'acceleratore lineare dell'MIT. Ed ecco qui l'apparecchiatura che useremo. Questa è la sorgente di elettroni. Sono emessi da un catodo rovente nel vuoto qui. Tra parentesi, ecco qui la cinghia del nostro generatore elettrostatico Van de Graaff. Quando il generatore elettrostatico è in funzione, la differenza di potenziale fra i suoi terminali, fra qui e qui, è sul milione di volt. A causa di questa tensione che è distribuita uniformemente da queste placche, in questa regione c'è un campo elettrico che agisce sugli elettroni mentre vanno dal cannone elettronico che è qui, dove è posto il catodo rovente, attraverso i fori nelle placche fino qui. Quando gli elettroni arrivano qui, hanno un'energia cinetica pari alla loro carica per la tensione sul Van de Graaff. Poi gli elettroni attraversano questo tubo metallico in cui c'è il vuoto e non ci sono campi elettrici, e a causa di questo fatto essi viaggiano oltre senza più cambiare la loro velocità. Prima di seguire oltre gli elettroni, vi faccio notare che il cannone elettronico non è acceso in continuità, ma è acceso periodicamente da questo impulsatore per un tempo brevissimo, 3 per 10 alla meno 9 secondi, cioè 3 millimicrosecondi. Questo tempo è piccolo in confronto a tutti gli altri tempi del nostro esperimento. Così noi abbiamo tanti elettroni che formano un gruppetto e il gruppetto si muove compatto. Misureremo la velocità di questo gruppo, ma dato che ogni elettrone del gruppo possiede la stessa energia o la stessa velocità, questo sarà come misurare la velocità di ciascun elettrone. Seguiamo un gruppetto di elettroni.